Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio continuare la saga sulle anomalie dei Katà. Ho già fatto altri video MP su Jin, dove ci sono delle applicazioni che differiscono molto da seconda del filone di stile che adottate all'interno del vostro dojo. Oggi vi voglio parlare di un kata fantastico, a mio avviso uno dei primi kata che si studia a cintura nera, il kata Jion. Anche se ho notato ultimamente, alle ultime gare a cui ho partecipato con i miei ragazzi, che Jion viene fatto addirittura ora anche in categorie molto inferiori, addirittura dai Kyo anche abbastanza bassi. Queste sono scelte di dojo che non voglio sindacare, ma storicamente Jion è un kata superiore che si studia già a cintura nera. C'è un passaggio all'interno di questo kata che ne voglio parlare oggi con voi, che non mi è tanto chiaro. Seguitemi. Jion, un kata molto lineare e schematico, come naturalmente lo conoscete meglio di me, è un kata fantastico dove deve esprimere una forza fuori dal normale, una potenza e anche una staticità esemplare. Prende il nome dal tempio, si dice Jion in Cina, importato a Okinawa da qualche marzialista naufragato o per qualche scambio commerciale in Giappone, nell'isola di Okinawa. Chiaramente le storie sono molteplici, ma oggi non voglio farvi il video storico, ma voglio farvi un video tecnico. Ho trovato un bellissimo video sul grandissimo Nakayama, dove all'interno di una sessione di allenamento faceva e spiegava questo Jion. Io ho sempre fatto l'ultimo passaggio Jion, quello chiaro che conoscete benissimo, dove si para l'ultima tecnica e poi si fa l'ultimo Tetsui. È proprio di questo vi voglio parlare. Ma è un Tetsui o è un Uetsuki laterale, un Chokutsuki laterale? Questo è il dubbio di cui voglio parlare oggi. Vi dicevo, in questo video di Nakayama si vede benissimo chiaro un giovane Tanaka che fa questo bellissimo kata all'interno di un tempio e fa la tecnica finale caricandola dal fianco e facendo questo pugno laterale all'avversario, dopo aver parato il braccio e facendo questo pugno laterale. Viene fatto notare proprio all'interno di questo video la sessione di allenamento con diversi atleti che fanno questo kata, e all'ultimo in questa tecnica fanno questo pugno laterale. E fino qui ok. Cosa vi volevo dire oggi? Praticamente c'è l'altra versione che io facevo quando ero più giovane, diciamo la prima versione in cui ho studiato questo kata, era praticamente che non era un pugno laterale ma un caricamento proprio completo, e dove alla fine viene fatto un Tetsui Uchi all'avversario tirando la mano dopo averla parato, ok? Questo punto che è un po' dolente, voglio chiarirlo con voi. Un grandissimo illustre karateka, maestro Kanazawa, in un video didattico fa veramente chiarezza su come va fatto per lui questa tecnica, che è caricando un pugno proprio al fianco e lateralmente colpire l'avversario col pugno, ok? Questa è una versione che ho detto ok, anche ora attualmente lo faccio così, e vedendo questo video di Nakayama anche loro facevano così in questa sessione di allenamento, e fino qua tutto chiaro. Dice vabbè, qualcuno lo fa così, qualcuno lo carica sotto, però è successa un'altra questione. Vado a spulciare nella mia biblioteca personale, tiro fuori la compilation di Nakayama di tutta la sua serie, il suo best seller di karate, che io chiaramente seguo un po' tipo Bibbia, e noto che Tanaka carica il pugno un po' in alto, e però nella descrizione viene descritto come un pugno, come un chokutsuki, un pugno, un tsuki. Nasce un'altra questione, vado a cercare ancora qualcos'altro e vedo un grandissimo Taiji Kase in giovane età che invece lo carica e fa un tetsui. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Ho trovato qualcun altro e ora ve lo illustro. Ok ragazzi, faccio ulteriori indagini, spulcio un po', vedo dei video e trovo che Kagawa in un video didattico con un suo allievo fa vedere veramente chiaramente che carica e alla fine fa un tetsui. Lo fa così anche il grandissimo maestro Shirai, e addirittura anche il grande, come ho detto prima, Kase da giovane, e anche in uno stage, uno degli ultimi stage che ha fatto Naka Sensei, che fa veramente chiarezza sul tetsui finale. Quindi la JK attualmente segue questo filone, mentre la Skiff internazionale con a capo quasi in pace il grande Kanazawa fa puntualmente il caricamento al fianco e il pugno laterale. Sono andato a vedere le gare internazionali e ho scovato il trio italiano famoso e mitico Figuccio, Valdesi e Maurino, che chiaramente lo caricano proprio addirittura da bere sotto l'ascella e fanno un tetsui finale molto molto chiaro. Quindi c'è qualcosa che non mi quadra ancora. Seguitemi.
Quindi ricapitoliamo per non fare confusione. I vecchi video con il grande Nakayama, guardatelo bene, caricano dal fianco. Poi si vede col tempo hanno cambiato versione e anche nella serie di libri Best Karate c'è l'illustrazione dove c'è un Tanaka Jone che lo carica un po' dall'altro. Sembra un Tetsui nella foto, ma poi alla fine nella descrizione c'è il pugno. Questa è una questione. Il grande Kanazawa, la sua organizzazione, la SCIF, fa chiaramente il caricamento dal fianco, come io attualmente faccio nel mio dojo, però c'è tutta l'altra parte, quindi JKA e addirittura anche Kagawa e attualmente anche il grande Tanaka lo fa chiaramente da caricamento da sotto proprio l'ascella. C'è qualcuno che all'ultima tecnica lo carica un po', diciamo, altezza petto e fa il Tetsui, quindi c'è un pochino di confusione. Quindi come va fatto? Allora, ho seguito uno dei più grandi marzialisti al mondo, uno dei diciamo, secondo me, uno dei più esperti di Bunkai al mondo, il grande Lupo, il grande francese Lupo, che è veramente, secondo me, un grandissimo esperto di applicazioni del karate. Lui cosa fa? Quando fa il kata lo carica come Tetsui, ma nell'applicazione lo fa vedere, magari non l'ultimo destro, ma lo fa all'inizio del sinistro, fa il pugno. Quindi nasce un po' la questione. Io penso che poi alla fine grandi differenze non ci sono, che è per fare un discorso anche così generico, nel senso, chiaramente va bene tutto, cambia l'applicazione perché chiaramente la parata ci siamo, anche qui però sarebbe da parlarne perché tanti caricano da sotto, tanti caricano da sopra, tanti fanno così, insomma cambia un po' anche questa cosa qua, però lasciamo stare il discorso della parata. Oggi mi volevo concentrare sul discorso del contrattacco finale dove c'è il kiai lungo spettacolare durante questo kata e quindi cambia un po' perché un conto è colpire il petto, un conto è colpire il fianco col pugno laterale, quindi c'è un po' di qui pro quo. Chiaramente ognuno in palestra fa bene a fare come fa, per l'amor di Dio ognuno fa come vuole. Fatemi sapere nei vostri commenti, sono veramente curioso. Iscrivetevi al canale ragazzi, lasciate un commento, scrivete e fatemi sapere in palestra come fate. Io carico dal fianco facendo il pugno. Voi sicuramente tanti faranno così, come facevo anch'io all'inizio, poi ho un po' abbandonato questa idea. Fatemi sapere. Un saluto al Tempio Massimo. Ciao!